Bene, ma non benissimo. Perché? Signori, ho qui tra le mani, le riconoscete sicuramente, sono le nuove Pure Iron Raffa. Ho delle grandi perplessità rispetto alla buona riuscita di questi telai, non tanto dal punto di vista qualitativo, che rimane sicuramente un elemento ben riuscito, piuttosto per quello che potremmo definire la riuscita commerciale di questo esperimento da parte di Babolat. Proviamo a capirci di più. Grazie a Tennis Warehouse Europe per avermele fatte avere, le ho ricevute incordate con Synthetic Gut di Babolat, 22 kg. Ricorda che puoi accedere allo sconto fornito da Tennis Warehouse Europe in esclusiva per la nostra community, uno sconto del 10% andando sul sito e utilizzando il codice LOST1010. Ora, le ho trovate comunque delle bellissime racchette. Ve lo dico, onestamente, la combinazione colori, questo fucsia così sgargiante, questo giallo così fluo, personalmente non mi fa impazzire, devo essere onesto con voi. Proviamo a vedere più nel dettaglio quelle che sono le caratteristiche di questi due telai. Da una parte la Pure Iron Raffa 290, dall'altra la Pure Iron Raffa Origin. Ma prima di iniziare mi raccomando, iscriviti al canale e lascia un bel like, così che aiutiamo a far girare sempre di più i video di Lost in Tennis, far crescere la community. Ragazzi, stiamo crescendo veramente tantissimo, io sono orgoglioso di voi, grazie mille, grazie, mi raccomando, non perdete i prossimi video perché stanno arrivando un sacco di novità. E se volete seguire tutto il dietro le quinte di quello che sto facendo, dalle recensioni ai tornei a tutto il resto, vi aspetto anche su Instagram, nelle stories e non solo, e anche il canale TikTok che ho aperto proprio nelle scorse settimane con dei video brevi di grande intensità, mettiamola così. Bando alle ciance, torniamo a parlare di queste Babolat Pure Iron Raffa, che, come vi dicevo, entrano sul mercato in una nuova livrea. Sono due telai che, stando alle voci che girano, non prevedono l'utilizzo del Cortex, quindi hanno le tecnologie come il Woofer System, l'FSI Spin e l'Aero Modular, ma non il Cortex. Hanno uno schema a corde 16-19 che però a livello di pattern è diverso tra le due racchette. Quello della Pure Iron Raffa 290 è leggermente più aperto, mentre invece quello della Pure Iron Raffa Origin è leggermente più chiuso, più volto al controllo. Stiamo parlando di due piatti 100 pollici fondamentalmente, di due profili identici 23-26, 23 mm. Stiamo parlando di specifiche uguali anche dal punto di vista del bilanciamento, che pensate, 33 centimetri. E stiamo parlando di una differenza dal punto di vista del peso e dell'inerzia, perché la Pure Iron Raffa 290, 290 sta per 290 grammi, e la Pure Iron Raffa Origin invece ha un peso di circa 27 grammi in più, è data per 317 grammi. Quello che cambia è chiaramente l'inerzia, perché da questo punto di vista abbiamo, è data per 3,71 da Tennis Warehouse, la Pure Iron Raffa 290 è data a 323 punti di inerzia. Chiaramente, signori, con un bilanciamento così avanzato, siamo a 33 cm, che incordata vuol dire che siamo a 34, le due racchette spingono a bestia proprio, perché hanno un bilanciamento molto avanzato che le fa ragionare e muovere quasi come fossero un martello, tra virgolette, quindi le rende, voi potreste pensare, poco maneggevoli. Onestamente questo è vero per la Pure Iron Raffa Origin, ma non per la Pure Iron Raffa 290. Dal punto di vista estetico, per andare un po' più nel dettaglio, abbiamo sicuramente l'aerodinamica, diciamo, che fa la sua parte da questo punto di vista nel cuore della racchetta, con questo fucsia e le scritte Pure Iron Raffa in giallo e turchese. Poi abbiamo dei colori che salgono lungo il piatto a corde, diciamo, e si formano le tipiche bande Babolat, da una parte nero, grigio scuro e turchese, intersecati al fucsia rosa barra giallo fosforescente, molto sgargiante. Bisogna essere Raffa, secondo me, per portarle in campo, oppure essere dei veri amanti di Raffa. Ok, ne tengo solo una in mano perché due sono pesanti, c'ho il macigno dall'altra parte. Sicuramente la Pure Iron Raffa Origin è quella che attirerà di più a livello mediatico, perché riprende le specifiche
presunte specifiche di Rafa Nadal. Ma anche la Purero Rafa 290 ha da dire qualcosa e sicuramente avrà un appeal molto più ampio sul pubblico dei normodotati tennisti che sostanzialmente giocano i tornei dal più agonista al meno agonista, insomma, è sicuramente più adatta, parliamoci chiaro. Faccio qualche appunto sulla Purero Rafa 290 che ha delle specifiche che potrebbero farla sembrare una racchettina giocattolo, ma onestamente questo lo dissi anche nel video con Fabio Ferro, non è così. Gioca da grande, gioca da 300 se non 305, perché ha un bilanciamento così avanzato e un'inerzia comunque così importante che la fa sembrare appunto una racchetta un po' più agonistica, un po' più tecnica di quello che potrebbe a prima vista invece apparire guardando le specifiche. Non ti accorgi che ha un peso così leggero e posso dire che nel servizio risponde veramente bene, nonostante questo bilanciamento così alto che uno pensa troppo ingombrante, non riesce a muoverla. Con la 290 il servizio va che è una bellezza, sia negli effetti sia nella botta piatta. La cosa non è la stessa per quanto riguarda la Purero Rafa Origin, che invece sì, ti restituisce tantissima potenza per esempio sul servizio e nei colpi da fondo, ma la sua mole, il fatto che abbia uno swing weight, un'inerzia così alta, abbinata a quello che è il bilanciamento così avanzato e il suo peso che non è impossibile, 317 grammi vuol dire circa 337-338 grammi finita. Però la combinazione di queste cose la rendono veramente molto molto difficile da muovere. Allora tu o sei sempre preciso con il footwork, arrivi giusto, arrivi bene, sempre spingi col movimento corretto dal dritto al rovescio, allora va tutto bene, altrimenti è un casino. Personalmente ho faticato molto in tutti i colpi, soprattutto sul rovescio, e onestamente vi dico che soffrendo a volte di mal di gomito se la rigidità è alta, a volte alla spalla, come in questo caso se il telaio è esigente, io le ho usate un pochino e sinceramente quando le ho usate si sono fatte sentire. Poi è tutta questione di sensibilità. Allora, stando alle informazioni che girano in rete, la Purero Rafa 290 ha lo stesso schema corde della Purero 100 2023. Ha un angolo di lancio, una traiettoria mediamente alta ed è carica di spin nel suo potenziale, indubbiamente. Gli effetti vengono fuori molto facilmente, si fa manovrare molto facilmente e molto veloce nell'aria. Cosa che invece appunto non possiamo dire per la Origin, ma io mi chiedo, Babolat cosa si aspetta? Si aspetta di sfondare, fare grandi numeri? Certo, Wilson ci è riuscita con la RF 97 Autograph che riportava le presunte specifiche di Federer. Su Babolat è stato fatto lo stesso con questa. Vedremo se Head lo farà ugualmente per Djokovic, magari con una presunta speed, chi lo sa. Sicuramente sono delle trovate commerciali che possono avere un loro scopo, un loro senso tra virgolette. Io sono tutto sommato favorevole, anche se credo che la Purero Rafa Origin arriverà nelle case di molti per restare però ferma. Perché? Perché a livello tecnico agonistico, se ci vuoi competere, devi avere un braccio, una spalla, una capacità di gioco veramente alta, o sei Nadal o poco sotto, ecco, perché altrimenti onestamente parlando è difficilissimo da utilizzare come telaio. Diventa difficile utilizzarla a regimi più alti, cioè se noi stiamo lì e scambiamo con i colpi piatti a velocità tra virgolette basse, in realtà te la godi, quindi ti puoi godere magari un doppio, magari che ne so, una partitella così tra amici senza pretese, uno scambio, un palleggio di un quarto d'ora. Ma nel momento in cui entri in campo per fare male e per giocare, competere a livelli mediamente alti, parliamo di alta terza categoria, diventa difficile, diventa veramente difficile gestirla. Io personalmente non la consiglierei, ragazzi. Vi consiglio di acquistarla se volete collezionarla, altrimenti se proprio vi piace questa racchetta, prendete la 290, se la trovate leggera, ma considerate che già è come se partisse da 300 grammi per via della sua struttura, bilanciamento, inerzia, eccetera. Se la doveste sentire leggera, potete agire un pochino di custom, o spostando un po' il bilanciamento attraverso un manico in cuoio verso il basso e quindi in qualche modo diciamo aumentando la massa, o mettendola al cuore per non spostare quelle che sono le sue capacità. Tenete presente però che l'inerzia inizia già a essere altina, siamo a 3,23. Aggiungere del peso vuol dire aumentare l'inerzia, il che vuol dire renderla più ingombrante, più difficile da manovrare e problemi potenziali alla spalla.
Questo ve lo dico. Allora, proviamo a tirare le somme, perché dal punto di vista dell'offerta di Babolat nel mondo Puraero adesso praticamente ci sono quattro racchette, tutte molto valide. Sicuramente quella meno adatta al mercato è la Puraero Rafa Origin, al mercato di massa. Poi abbiamo la Puraero 100, la Puraero 98 e la Puraero Rafa 290. Diventa difficile scegliere. Io posso dirvi questo: se cercate un mix ideale di potenza, controllo e spin, la Puraero 100 o, per quelli un po' più tecnici, la Puraero 98 può essere una buona soluzione. Se volete qualcosa di più facile, che abbia ancora più accesso allo spin, la Puraero Rafa 290 può essere una buona soluzione. E voi le avete già provate? Ditemelo qui sotto nei commenti che sensazione avete avuto, cosa vi hanno restituito questi due telai, se la comprerete, se non la comprerete perché. Ci vediamo al prossimo video, non perdetelo!